con Gian Giacomo De Stefano per parlare del suo documentario Herbe Matinée al cinema da mercoledì 9 ottobre 2019. Gian Giacomo, ben trovato. Ciao, grazie, grazie dell'ospitalità, grazie Presentaci questo lavoro. mille. Herbe Matinée è un documentario che racconta cosa è successo a New York, al CBGB, che è forse il più importante rock club al mondo, nella seconda metà degli anni Ottanta. Io dico sempre che tutti ricordano il CBGB per Blondie, Ramones, Talking Heads, ci mancherebbe, però nessuno si rende conto che chi tenne in piedi quel posto negli anni Ottanta furono i ragazzini, perché erano veramente ragazzini della scena hardcore che negli anni Ottanta imperò nell'area del Lower East Side, che poi il CBGB è proprio alle porte del Lower East Side, e specialmente la seconda ondata di questa scena, quella che dopo l'85-86, che farà sì che questi matinè diventino proprio dei grandi contenitori di ragazzi che tutte le domeniche pomeriggio si trovavano lì a vedere 4-5 gruppi che suonavano regolarmente. Per quanto è andato avanti questo periodo? Il mio racconto è incentrato principalmente tra il 1986 e il 90, quando il CBGB in realtà interrompe, c'è una prima interruzione dei matinè perché c'era troppa violenza ai concerti e quindi viene interrotto. I matinè, diciamo, del CBGB nascono intorno all'82-83, perché c'era questa scena newyorkese, hardcore punk, che cresceva e c'era bisogno di un posto, quindi il padrone del CBGB, Billy Crystal, decise di ospitare qualcuno che organizzava concerti di questi gruppi hardcore e divennero una sorta di istituzione. Ci fu un piccolo calo verso l'85 di questa scena, perché molti gruppi storici della scena newyorkese andarono verso il metal per cercare di, insomma, anche di avere un riscontro maggiore a livello di pubblico. Era un'epoca in cui il metal era proprio una musica per grandi audience, e diciamo dopo questo piccolo calo ci fu questo boom, l'epoca d'oro del CBGB, l'epoca d'oro dei matinè, per cui avevi, che ne so, 300-400 persone dentro e 600 fuori che non potevano entrare perché ovviamente il posto era davvero piccolo e angusto. Ci sono passate, immagino, centinaia di band. Sì, devo dire da fuori molte, però la caratteristica della scena newyorkese era quella di essere un pelino autoreferenziale, con i limiti e le grandezze, da un lato musicale, perché comunque una serie di gruppi incredibili, anche meno conosciuti, magari gruppi che avevano reso solo dei demo, potentissimi e interessantissimi, dall'altra parte un'autoreferenzialità che faceva sì che questa scena fosse leggermente chiusa a quello che veniva da fuori. Però i gruppi che ci sono passati sono stati tantissimi, anche i gruppi italiani hanno suonato nell'ultimo periodo dei matinee hardcore. Mi vengono in mente Negazione, che suonarono al CBGB credo nel 90, nel 91, però era già un'epoca in cui questa scena era andata a calare. Esistono incisioni di tutta questa fase? Sì, beh, ci sono alcuni dischi prettamente dedicati alla scena hardcore, che sono il Live di Agnostic Front, che è uno dei gruppi storici della scena hardcore newyorkese, che viene prima, che proprio sono live al CBGB del 1988, oppure ci sono delle raccolte per un'etichetta che si chiamava Hooker, che era una sussidiaria di un'etichetta metal, che raccoglievano alcuni di questi concerti. E io lì li ho conosciuti, perché ho visto queste. Io ascoltavo hardcore quando ero ragazzino, ma anche metal più estremo, che arrivavano gli echi di questa scena, di queste immagini anche molto violente, e io da allora ho cominciato a alzare le antenne, a dire che cos'è questa roba. Il primo gruppo hardcore newyorkese poi è venuto in realtà tardi, furono gli Youth of Today, che vennero in Italia, però questa scena stava già avendo un declino, però in Italia, in Europa, solo allora abbiamo potuto toccare con mano che cosa erano questi gruppi. Hai fatto anche un'analisi di questi episodi di violenza? Sì, nel senso che, allora, in realtà tutto il film non è un film dedicato a chi ascolta musica hardcore punk, anzi, è un film dove secondo me si racconta New York e come New York sia cambiata oggi e come non sia più possibile avere un qualcosa come i matinee hardcore, ma anche altre forme dal basso, perché semplicemente è una città, nel bene o nel male, che è completamente mutata. Oggi è la città, come per usare le parole di una persona che ho intervistato, di Sex and the City. Sex and the City può produrre cose interessanti in certi ambiti, ma sicuramente non fa crescere dal basso dei movimenti artistici o musicali. La violenza è un po'
è stata una componente di quella scena, è stata una componente perché è sempre stata latente. Poi nell'ultima parte, nell'ultimo periodo dei matinee, a partire dall'88, esplosa. Ci sono sempre stati casi di violenza, però a un certo punto c'erano risse, pestaggi quasi ad ogni concerto. Chiaramente dipendeva dal tipo di gruppo che suonava, più il gruppo era, tra virgolette, macho, era aggressivo, più era possibile che ci fosse questa violenza, che però non è, molti hanno detto, nasce da altri fattori, nasce da, per esempio, l'influenza della cultura hip hop sulla scena hardcore punk nella fine degli anni 80, che porta un'altra mentalità. In realtà, se si analizza, è vero, nel punk tu puoi suonare, non è che se tu suoni male sei considerato male. In altri ambiti musicali, come nell'hip hop, ad esempio, la concorrenza tra due persone che rappano è già parte della poetica, quindi porta altre, è uguale per il mondo dei graffiti, portano altre modalità di pensiero che, entrando in una situazione come quella di ragazzini, in un contesto metropolitano già molto violento, ha creato anche situazioni estreme. Ci fu un moto, però noi non ne parliamo. Com'è strutturato il documentario? Il documentario inizia con una parte ambientata in Europa, perché proprio il protagonista, che si chiama Walter Streisand, che era il chitarrista dei Gorilla Biscuits, che era uno dei gruppi più importanti della scena hardcore newyorkese, fa un attimo, mi interessava far vedere quanto la loro scena avesse comunque cambiato quella europea. Quindi partiamo da lì, poi partiamo un racconto su quelle che sono le origini dell'hardcore di New York, per far capire un po' anche i punti di riferimento di questo Walter, che comunque era un ragazzino all'inizio degli anni 80 e che, diciamo, perde la prima ondata di gruppi hardcore. A un certo punto iniziamo a spiegare che cosa sono i matinee, come si svolgono, chi furono i personaggi che animarono le serate di matinee, le serate pomeriggi del matinee, come funzionavano, l'età media, che era un'età, boh, 15 anni, sotto non si poteva entrare, e ovviamente c'erano racconti di persone che si facevano i documenti falsi per entrare. È un mondo particolare, un mondo, io penso che sia interessante anche un racconto sulla gioventù, sulla capacità di quando si è ragazzini, di crearsi un proprio universo e di essere incisivi, di creare anche qualcosa di profondo. Io penso della gioventù in quanto tale sia sempre un motore fortissimo per creare qualcosa. Ecco, io che ho 46 anni, difficilmente penso di avere un approccio rivoluzionario alle cose, magari sono concreto, però a 15 ero sicuramente più sognatore. Se metti assieme 50 ragazzini che vogliono fare una stessa cosa, stai sicuro che qualcosa nasce. Gian Giacomo, che tipo di distribuzione avete pensato e in quante sale? Allora, io non ho i dati esatti. Noi siamo usciti già in una serie di festival. Il documentario è stato presentato in anteprima a Biografi, ma Bologna aveva vinto il premio del pubblico come miglior documentario in ambito musicale. Noi adesso saremo nelle principali città, a partire da Torino, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Perugia, Matera, Roma, Genova. Sono le prime che mi vengono in mente, però io, perché non ho il calendario. E c'è quindi una distribuzione fatta dalla distribuzione, poi successivamente sarà possibile vederlo anche su Sky Arte in televisione. Questo riguarda l'ambito, chiamiamolo, prettamente italiano. Poi ovviamente stiamo lavorando a una distribuzione sull'estero, perché il film in realtà è un film pensato principalmente per un pubblico estero. È positivo che in Italia, forse anche l'eco del CBGB aiuta, abbiamo avuto bellissimi riscontri, bellissime recensioni e devo essere onesto, una visibilità di molto superiore a quella che mi aspettavo per un documentario che racconta una storia fondamentalmente newyorkese. Per tutte le informazioni ci lasci dei riferimenti web? Una pagina Facebook della Sarraf Pictures, che è proprio la pagina di At the Matinee Doc su Facebook, e su Instagram c'è la pagina sempre At the Matinee Doc, dove ci sono, diciamo, la maggior parte delle info relative a questo documentario. Lo ripeto, noi usciremo, il 9, l'anteprima sarà a Ferrara, ecco, vi scordavo, la prima proiezione. Appunto, insomma, noi con queste due pagine daremo informazioni su quelli che sono i movimenti del nostro film. Il documentario At the Matinee al cinema da mercoledì 9 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Gian Giacomo De Stefano. Un abbraccio, in bocca al Grazie lupo e alla prossima! a te. Grazie mille, grazie a te, grazie, un saluto.